Continua il nostro viaggio nei comuni vesuviani che stanno accogliendo i profughi ucraini. Questa mattina siamo in compagnia del sindaco di Sisciano, il dottor Edoardo Serpico. Una piccola comunità che però ha teso la mano a queste persone che stanno fuggendo dalle bombe, dalla guerra e hanno trovato grande ospitalità qui a Sisciano. Sì, grazie, buongiorno a tutti i teleascoltatori. Come ha detto lei, la nostra è una comunità medio-piccola che da sempre però mi permetta di sottolineare questo spirito di solidarietà e di accoglienza che ha il nostro popolo, la nostra comunità, perché da sempre è impegnato in opere umanitarie, insomma, sul nostro territorio. È da anni che c'è una casa di rifugio per accogliere donne vittime di violenza, c'è una comunità che accoglie minori a rischio, che dal primo momento il nostro comune, il nostro ente ha aderito al progetto SPRAR per accogliere extracomunitari adulti e extracomunitari minori. E quindi questa volta, anche in questa occasione, non potevamo non ospitare chi fugge da teatri di guerra e di violenza. Come le dicevo, perché crediamo in questo tipo di opera, di impegno che dovrebbe essere comune a tutti quanti. Attualmente quanti sono i profughi ucraini nel territorio, nel comune di Sisciano? Attualmente sul nostro territorio ci sono circa una cinquantina di ucraini ospitati, però tenga conto che noi, come le dicevo prima, adesso avendo questo progetto SAI, abbiamo anche case fittate su realtà circostanti, quindi su altri comuni, quindi il numero dei profughi è sicuramente maggiore rispetto a quelli che vivono nel nostro contesto cittadino. Come avete provveduto a farli integrare nel tessuto sociale di Sisciano? Io tra l'altro ricopro anche il ruolo di presidente del tavolo dei comuni dell'agenzia Arianolana, che è un'agenzia che diciamo così, a cui afferiscono 18 comuni dell'area Nolana. E quindi sin da subito abbiamo come dire, chiesto a tutti gli altri comuni di mettere a disposizione case, alloggi requisite oppure alloggi di proprietà comunali. Abbiamo messo a disposizione soprattutto un'equipe multidisciplinare, grazie anche all'impegno che svolge da anni un'associazione che si chiama Iabbasta Restiamo Umani, che opera sul nostro territorio. Quindi abbiamo messo a disposizione figure di professionisti, psicologi, mediatori linguistici, mediatori culturali, esperti in materie giuridiche che hanno accompagnato queste persone che venivano dall'Ucraina nel disbrigo di tutte le pratiche quotidiane, nel richiedere la protezione internazionale, nell'iscrizione anagrafica. E in più abbiamo istituito anche un numero di telefono, un SOS, e abbiamo poi insieme a questa associazione fatto ancora di più, nel senso che già sul nostro territorio c'erano quattro scuole di italiano per extracomunitari, abbiamo istituito insieme, come dicevo sempre, a questa associazione quattro classi di per proporre un processo di alfabetizzazione per i piccoli, per i minori. Sindaco, è il caso di dire che tutto il Nolano sta dando una grossa mano a questi profughi ucraini che partono dalla loro terra scampando la morte, magari con un piccolo bagaglio. Come avete organizzato poi la distribuzione di beni di prima necessità e senza dubbio anche vestiti che vengono raccolti da questa associazione insieme alla macchina comunale? Sì, questa associazione non solo raccoglie questi vestiti, li porta direttamente, diciamo così, in Polonia, più volte si è anche per aiutare chi è ancora, diciamo così, in quelle terre, quindi ha bisogno di assistenza, di generi alimentari, di vestiario. Anche qui c'è un'organizzazione capillare formata, come le dicevo, da tanti. E per di più c'è anche, diciamo così, stiamo provvedendo anche a, c'è stata data anche disponibilità per
per avere degli immobili dove poter anche allocare temporaneamente questi generi di prima necessità. Sindaco, nelle prossime settimane avete pensato di accogliere altri profughi? Ma noi siamo disponibili ad accogliere chiunque, in qualche modo, nei limiti delle nostre possibilità, abbia bisogno. Abbiamo allargato, come le dicevo, il progetto SAI, cosa che ci consente, ecco, di poter, ospitare in maniera, diciamo così, anche più semplice, diciamo così, da un punto di vista burocratico rispetto ad altri contesti cittadini, i profughi, ucraini. Abbiamo istituito anche, un altro tipo di servizio che è quello, che si chiama Registra la tua casa, per cui più disponibilità abbiamo e più, persone possiamo accogliere. Noi, come le dicevo, c'è una rete di persone che lavora in questo settore, in questo ambito e quindi, siamo disponibilissimi ad accogliere altre persone, diciamo così, un altro impegno abbastanza consistente ci viene anche dall'azione cattolica locale. Quindi, come le dicevo, e per di più queste associazioni È il hanno caso di dire anche. tutti per uno, tutti per il popolo ucraino. Sì, sono perfettamente d'accordo con lei. Noi attraverso queste persone visitiamo anche prima gli alloggi, anche per verificare le condizioni di abitabilità di questi alloggi. E come diceva lei prima, insomma, cioè, non si può non essere sensibili a tematiche del genere, perché è chiaro ed evidente che ecco, non si può, come dire, essere indifferenti, come diceva Gramsci, come dice lo stesso Papa, insomma, che bisogna bandire l'indifferenza se si vuole costruire un mondo più equo, più moderno, più solidale e dove c'è più giustizia. Grazie al sindaco di Sciciano, il dottor Edoardo Serpico, per essere stato a Telecapri. Grazie a voi per avermi ospitato, per aver dato modo di far conoscere le nostre iniziative, ma soprattutto questo penso possa servire a sensibilizzare ancora di più le nostre comunità ad accogliere persone, come dicevamo prima, che fuggono da teatri oggetti di guerre, di violenze e di sopraffazioni.